Sono state stanziate dalla Regione Campania risorse finanziarie per l'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità anche autistica in età scolare. Le risorse verranno assegnate agli utenti sulla base degli elenchi comunicati agli ambiti territoriali o dai consorzi. I bonus verranno erogati ai beneficiari direttamente dagli ambiti. Ne abbiamo parlato in diretta televisiva su Cilento Channel con Luciano Prota, sindacalista e responsabile CAF. Il bonus si rivolge alle persone con disabilità non coperte dal fondo, come dicevi, in favore quindi di persone con disabilità anche non grave, con priorità, attenzione, ai bambini con disabilità in età scolare, questo è molto importante. Eventualmente, dice il decreto regionale, è anche estensibile ad altre categorie di disabili con ISEE basso. Allora, sicuramente rientrano come prioritariamente questi bambini in età scolare, però che debbano avere, tra l'altro, oltre al riconoscimento dell'invalidità civile al 100%, devono essere portatori di handicap ai sensi della legge 104, articolo 3,3, quindi parliamo di handicap grave. Tuttavia, i fondi stanziati, e poi vedremo in che misura, praticamente dovrebbero ricoprire almeno 51.000 aventi diritto. C'è la possibilità, come lo stesso decreto prevede, di estendere anche ad altre persone con handicap. La priorità, secondo quanto detto la dottoressa Caruso, potrebbe essere la seguente, cioè nel senso che rientrerebbero successivamente tutti i titolari di pensione con invalidità civile e accompagnamento sempre con la legge 104 articolo 3,3, poi a scalare articolo 3,1 e poi a scalare ancora gli invalidi civili totali, anche se hanno l'articolo 3,1 e tutti gli invalidi civili che prendono una pensione di invalidità civile. Quindi al momento non è escluso nessuno, tutte queste persone possono fare la domanda. Ovviamente verranno redatti gli elenchi. E da questa graduatoria i primi 51.000 entreranno e quindi poi si vedrà chi effettivamente riuscirà a prendere questo bonus. Perché uno dei problemi che potrebbe scaturire per la invalidità della domanda addirittura è proprio l'ISEE, perché l'ISEE deve avere la caratteristica di avere l'ISEE sociosanitario e vi spiego perché. Quando una persona richiede l'ISEE, se non chiede esplicitamente l'ISEE per socio sanitario, l'ISEE è sprovvisto. Quindi ci potrebbero essere molte persone che hanno questo ISEE, sono convinti che vada bene, invece non va bene. Se non hanno l'indicazione precisa che l'ISEE sia ISEE socio sanitario, la domanda non viene validata, quindi perdono il contributo. Quindi è una cosa molto importante. Chi presenta la domanda si assicura presso i CAF o presso lo sportello, se si recano ai comuni, di accertarsi che l'ISEE sia regolare, altrimenti, ripeto, c'è l'invalidazione della domanda, quindi perderebbero il contributo inevitabilmente. Mi raccomando alle persone di indicare bene l'IBAN, perché se l'IBAN è sbagliato ci sono poi dei problemi per l'invio dell'accredito del bonus, quindi poi si succede tutto quello che può succedere, insomma, immaginate rettifiche, chiarimenti, insomma si perderebbe altro tempo per avere questi soldi che servono necessariamente in questo momento di difficoltà.